Un cordiale saluto dalla redazione di Arezzo TV, benvenuti al nostro consueto appuntamento con l'informazione a distanza di 24 ore dal gravissimo incidente di ieri in autostrada dove è rimasto coinvolto un bus turistico carico di 45 turisti cinesi con anche una vittima. Facciamo il punto con i sanitari sullo stato dei feriti. È stato peraltro aperto anche un fascicolo per omicidio stradale. Ce ne parla Chiara Sadotti. Alcuni sono stati dimessi immediatamente perché non riportavano lesioni importanti. Ne sono stati trattenuti due in osservazione che però necessitavano solo di osservazione di 24 ore, quindi già oggi tutti dimessi. Stanno bene, sono stati tutti dimessi i 10 pazienti arrivati ieri al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo dopo il terribile schianto in A1. Il bus turistico era partito da Roma a bordo una comitiva di cittadini cinesi diretti a Firenze. Attorno alle 16.45 l'autista, un 60enne polacco, ha perso il controllo del mezzo nei pressi di Badia Alpino, poi il violento impatto sul guardrail che ha trapassato il muso del pullman. Con una sicurezza al limite garantita da vigili del fuoco, dove è stato sicuramente complicato fare un censimento dei primi feriti dandone una gravità. Ma per fortuna la preparazione e i corsi di formazione che facciamo a tutto il nostro personale ha fatto in modo che questa preparazione desse i suoi frutti. Attivato immediatamente il piano per le maxi emergenze. L'allarme è partito come in effetti deve accadere dal territorio, dall'emergenza territoriale che ha provveduto ad avvertire il pronto soccorso, dal quale poi è partita la diramazione di allerta verso tutte le strutture per coadiuvare i colleghi dell'emergenza urgenza nell'accoglienza dei pazienti che facevano il loro ingresso e nella loro valutazione. Quindi abbiamo spostato tutti i pazienti presenti nella parte adiacente in modo da essere pronti per accogliere quelli che arrivavano. E quindi dopo un iniziale momento di caos, di incertezza su che cosa arrivava, abbiamo preso la nostra abitudine nel gestire l'imprevedibile che caratterizza il pronto soccorso. Una situazione difficile anche solo sul piano della comunicazione. Quando abbiamo difficoltà nell'identificazione dei feriti, prevede che a questi feriti venga assegnato un codice alfanumerico che va dal soccorso al trasporto in ambulanza assegnato a un mezzo all'ingresso in ospedale. I pazienti sono stati portati anche all'ospedale della Gruccia e alle Scotte di Siena. Stanno tutti meglio, a breve saranno dimessi. Resta ricoverata unicamente una donna che non sarebbe comunque in pericolo di vita. Un'organizzazione in rete che ancora una volta si è dimostrata assolutamente efficace e pronta alla risposta. Ancora da chiarire la causa dello schianto, nessuna ipotesi è stata esclusa al momento. L'autista, che è già stato dimesso, come da prassi è stato sottoposto ad analisi tossicologiche. Come atto dovuto, infine, sarà aperto un fascicolo per omicidio stradale. Ed è stata ancora una giornata difficile sul tratto autostradale che attraversa il territorio aretino. Dopo i due incidenti mortali di ieri, il pullman fuori strada sventrato appunto dal guardrail e la coppia finita fuori strada, oggi altri due sinistri hanno messo a dura prova gli automobilisti. Ci sono stati infatti code sia in direzione nord che all'uscita a Valdarno, sia in direzione sud tra Valdichiana e Chiusi per oltre 4 chilometri. Intanto, come detto, vanno avanti gli accertamenti della polizia stradale in merito alle tragedie avvenute ieri nel pullman che si è ribaltato e dove ha perso la vita un turista cinese, mentre nell'auto finita fuori strada all'alba è morta una donna ucraina. E adesso torniamo a parlare di sanità perché al San Donato è arrivata una nuova TAC. Vediamo. A due mesi di distanza arriva anche la seconda TAC all'ospedale San Donato di Arezzo. Acquistata con fondi PNRR Next Generation, è stata conclusa pochi giorni fa infatti la fase di formazione del personale addetto. Cambia fondamentalmente l'offerta che possiamo dare alla popolazione, quindi fino a sei mesi fa avevamo due TAC sicuramente tecnologicamente molto inferiori, soprattutto la prima che è stata cambiata perché avevamo una 16 strati, qua parliamo di 128, quindi già il numero ci fa capire qual è stato il salto tecnologico, il salto di radiazioni che vengono date molto meno rispetto al passato e quindi diciamo sicuramente dare un'offerta maggiore ai pazienti all'interno dell'ospedale sarà quello il nostro obiettivo.
farle lavorare entrambe con volumi più ampi rispetto al passato. A livello numerico, infatti, cosa cambierà? A livello numerico è già un va da sé, un raddoppio degli esami rispetto a questi ultimi 6 mesi. La TAC che c'era prima lavorava la metà di quanto può lavorare questa macchina qua, perché erano 16 strati, si riscaldava e quant'altro, e quindi qui abbiamo invece la possibilità di far lavorare entrambe le TAC con gli stessi tipologia di pazienti, quindi diciamo ci aggireremo in una media più o meno tra i 20 e i 25 esami a giorno a macchina, quindi significa una 50 di esami al giorno. Poi se facciamo i raddoppi logicamente l'offerta sarà notevole. La spesa per l'acquisto della nuova strumentazione è stata di oltre 500.000 euro, risorse che hanno finanziato la fornitura dell'apparecchiatura ma anche i lavori di ristrutturazione per l'adeguamento della sala che ospita la nuova TAC. Sì, infatti a corredo della sostituzione tecnologica, che chiaramente è l'obiettivo principale che è stato raggiunto in questi mesi, abbiamo pensato di garantire anche un'umanizzazione del percorso, in particolare delle sale d'attesa, di renderle meno asettiche, meno da ospedale, diciamo così, più umanizzate, più familiari, quindi garantire un'accoglienza del paziente più piacevole per quanto possibile ad un paziente che viene comunque in ospedale. Quindi garantiremo un rinnovamento generale di tutta quest'area di diagnostica pesante del San Donato. E cambia il numero per chiamare la guardia medica, o meglio il servizio di continuità assistenziale che sostituisce il medico di famiglia nei giorni feriali, nei fine settimana e nelle festività infrasettimanali. Da settembre arriva infatti il numero europeo 116117, un numero unico gratuito raggiungibile nel giro di pochi mesi dall'intera Toscana attraverso fisso o cellulare, che dovrà essere digitato per le cure non urgenti. Un nuovo strumento che semplificherà l'accesso alla continuità assistenziale per cittadini e turisti anche stranieri e che si arricchirà nel tempo. A partire per primi dal 16 settembre saranno le città metropolitane di Firenze e la provincia di Prato e Pistoia. Dal 21 ottobre entrerà invece in funzione anche nelle province di Arezzo, Grosseto e Siena, per poi essere attivo dal 18 novembre anche nelle altre province. Dall'altro capo del telefono risponderanno operatori competenti o medici qualificati, quasi 200 le linee attive in emergenza. E cambiamo argomento, tutto pronto ad Arezzo per la festa del patrono San Donato. Ascoltiamo le parole del vescovo Migliavacca sul senso della ricorrenza. La festa di un patrono che è San Donato, vescovo, nella città credo che abbia due rilievi, due richiami di particolare importanza. Anzitutto è un invito a riscoprire la comunità. Il vescovo è segno in un ambiente, una città, una diocesi di unità. L'altro elemento che mi sembra da rilievo alla festa del patrono San Donato come vescovo è il guardare al vescovo come simbolo dei valori spirituali. Allora, per la città di oggi è un richiamo questa festa a ritrovare le dimensioni di profondità della vita, al di là della religione. Questo, secondo il vescovo di Arezzo Cortone Sansepolcro, il senso della ricorrenza per la comunità aretina, che è pronta a celebrare il santo patrono, San Donato, il secondo vescovo di Arezzo. Le celebrazioni sono in programma per mercoledì 7 agosto, ma come da tradizione comincerà nel giorno precedente, ovvero martedì 6. Per me è la prima volta che vivo la vigilia della festa, perché l'anno scorso ero con i giovani a Lisbona per la giornata mondiale della gioventù, quindi è una prima volta anche per me. Allora quest'anno ho invitato a presiedere i Vespri il Vescovo Emerito Riccardo, in modo che viva questa partecipazione alla nostra festa, e io ci sarò poi per l'offerta dei ceri, che è un incontro con le varie comunità, perché c'è la rappresentanza dei comuni, c'è un primo momento di raccolta di persone, di popolo e di spirito di festa, e quindi avremo questi momenti la sera del martedì e poi i momenti classici della festa di San Donato, la messa in pieve alle 11 e poi alle 18 in cattedrale, alle 18 anche con le varie istituzioni e con l'invito a partecipare ai preti della diocesi.
E adesso spostiamoci ad Anghiari, piazza Baldaccio, cuore pulsante del centro storico di Anghiari, sarà rinnovata con un maxi investimento di oltre 800.000 euro. La piazza principale sarà oggetto di un importante intervento di riqualificazione che per la prima volta andrà ad interessare anche i sottoservizi. Un lavoro di progettazione e strategia iniziato nel biennio 2018-2019, quando avevamo intitolato il progetto La Croce di Francesco, legandolo all'ottocentenario di San Francesco, appunto, spiega il sindaco Alessandro Polcri. Oggi possiamo dire di esserci riusciti e ne sono orgoglioso. Al finanziamento arrivato si aggiungeranno 230.000 euro di soldi del comune. I lavori di riqualificazione saranno realizzati in più stralci e l'intero progetto sarà oggetto di una assemblea pubblica. E torniamo ad Arezzo. Sono iniziati a San Zeno i lavori dell'ultima sezione della nuova linea di recupero energetico L75. Vediamo. L'obiettivo è semplicemente finire quello che è il progetto come è stato autorizzato dalla Regione Toscana, quindi il completamento della centrale di recupero totale, che nell'arco dei prossimi 15-24 mesi avrà completata anche la linea da 75.000 tonnellate. Questo consentirà di processare all'interno di questa linea gli scarti della lavorazione dei rifiuti. Sono così iniziati a San Zeno i lavori per il completamento dell'ultima sezione della nuova linea di recupero energetico L75. Il completamento della centrale di recupero totale servirà ad eliminare 120 tonnellate al giorno di scarti della lavorazione dei rifiuti che ancora oggi dall'impianto di San Zeno devono essere trasportate alle discariche in base alla disponibilità di quest'ultime. L'impianto di recupero totale dei rifiuti di San Zeno ad oggi tratta più tonnellate di quelle che riesce a recuperare, cioè la raccolta differenziata è aumentata in maniera così importante che arriva organico in grandi quantità. Questo organico ha una percentuale di frazione estranea che è circa il 30%. L'attuale linea di recupero energetico non è in grado di trattare tutto questo scarto, quindi una parte viene caricata sui mezzi e portata via. Lo stesso vale per altre frazioni secche da raccolta differenziata. Lo scopo invece è quello di evitare che questi mezzi vadano a finire sulle strade, ma questi rifiuti vengano trattati all'interno dell'impianto stesso. Questo si aggiunge ad una serie di investimenti fatti da ISA Impianti per il miglioramento ambientale del territorio. L'ampliamento dei biofiltri, la nuova linea di compostaggio, il digestore anaerobico, infrastrutture essenziali per la raccolta differenziata e che adesso sono a regime generando biometano corrispondente a circa 100.000 rifornimenti annui di una media autovettura gas. Quindi per noi essere ecologisti è sapere molto bene che se in una zona produco dei rifiuti, più li allontano da quella zona, più sono soggetto a cose strane che possono capitare. Ma sicuramente vado ad impattare nell'ambiente perché lo stesso trasporto determina chiaramente un impatto ambientale, un impatto economico. Se poi dopo vado a finire in impianti obsoleti e lontani e poco controllati, le cose possono anche peggiorare. Successo per Civitella per il Meyer, una serata di musica in favore dell'ospedale pediatrico toscano. Si tratta della terza edizione. Il servizio. Buonasera a tutti e benvenuti a Civitella per il Meyer. Go! È tornata la musica sotto le stelle nel borgo di Civitella. Tutto per il Meyer. Più veloce! Ormai un appuntamento fisso dell'estate aretina, tornato per il terzo anno consecutivo con l'obiettivo di raccogliere fondi da destinare all'ospedale pediatrico di Firenze. Si può donare sotto tante forme, è possibile aiutare l'ospedale pediatrico Meyer di Firenze organizzando questi eventi con parte delle donazioni a noi, oppure anche con i gadget solidali, le bomboniere solidali, donazioni spontanee. Si può scegliere di aiutare l'ospedale nelle sue prime necessità. Questo è il fondo generale dove è poi l'ospedale che decide dove vincolare le donazioni, oppure come è stato fatto in questo caso di Civitella per il Meyer, decidere il donatore dove destinare le donazioni a un nostro macro progetto che in questo caso è la ricerca scientifica.
ed è per noi un onore che ci siano questi eventi così, con una partecipazione così grande e questa preziosa solidarietà a sostegno del nostro ospedale. Palcoscenico naturale della serata, piazza Donald C. De Lazzari. Sono veramente contento come sindaco di vedere una piazza piena, tanti giovani, tante persone. Vedere ballare in questa piazza da 20 a 60 anni, a 70 anni è veramente una bellissima, un bellissimo momento. È un paese che ha tante facce. Abbiamo avuto il 25 aprile, abbiamo avuto tanti eventi importanti e stasera abbiamo un evento per i giovani con finalità benefiche. Quindi grazie veramente a tutti coloro che hanno partecipato. Numerosi gli ospiti e DJ che hanno preso parte anche quest'anno all'appuntamento, tra loro Andy Bellotti direttamente da Tale Quale Show. E restiamo a Civitella, ultimo appuntamento del Festival delle Musiche proprio a Civitella della Chiana, con un incontro che, interrompendo il suono, si sofferma sul racconto, sulle voci dell'oggi per immaginare il domani. Mercoledì 7 agosto, con inizio alle 21:15 presso la Rocca di Civitella, sarà lo scrittore e giornalista Saverio Tommasi a gettare luce sull'oggi, presentando le sue ultime pubblicazioni, intervistato dal giornalista Andrea Laurenzi. L'ingresso alla serata è libero. Saverio Tommasi è scrittore e giornalista per fanpage.it, autore di reportage e inchieste in Italia e all'estero, privilegiando temi legati ai diritti umani e civili. E restiamo in Val di Chiana, dove si è appena concluso il Monte San Savino Festival, due settimane di eventi e masterclass in città. Vediamo. Edizione da incorniciare per il Monte San Savino Festival, due settimane di eventi, 12 concerti, 150 allievi presenti in città e 1500 spettatori. Un'edizione ricca di eventi, di tante masterclass e seguita da moltissimi giovani che sono venuti da tutta Italia e anche dall'estero. Abbiamo avuto tanti ragazzi venuti dalla Cina per i corsi di canto e da tutta Italia per seguire le masterclass degli strumenti d'arco nella prima settimana e dei fiati nella seconda. Giovani musicisti, docenti e artisti hanno trasformato la bellezza rinascimentale del centro storico in note musicali, ritmi e melodie. È stato un grande successo, tantissimo pubblico nei concerti e devo dire la cornice e il paese ha recepito ed accolto docenti e studenti veramente con grande entusiasmo, per cui l'appuntamento ovviamente sarà il 2025. Ancora un appuntamento in Val di Chiana, una serata all'insegna delle novità, perché per la prima volta Castiglion Fiorentino ospita un appuntamento legato a Miss Italia e perché per la prima volta viene assegnato un titolo regionale satellite che porta la dicitura di Miss Granducato. La kermesse della bellezza fa dunque tappa a Castiglion Fiorentino la sera del 9 agosto con inizio alle 21:30. La location è quella di Piazza del Municipio di fronte al Loggiato Vasariano. E la retina Beatrice Coradeschi si è esibita in Piazza del Municipio a Parigi, stella del Taekwondo italiano, pluripremiata sia in ambito nazionale che internazionale con svariati titoli. Classe 2007, Beatrice si è esibita con la Demo Team, una squadra che si esibirà anche al Grand Palais con le proprie acrobazie. Una disciplina, quella del freestyle, che l'ha vista in prima linea nel corso di queste Olimpiadi, ma che non è tuttavia riconosciuta tra quelle che mettono in palio medaglie. E parliamo di ginnastica, bilancio positivo per la prima edizione del Petrarca Summer Camp, il progetto promosso dalla Ginnastica Petrarca con il contributo dell'assessorato alle politiche giovanili del comune di Arezzo, che ha coinvolto atleti agonisti e non agonisti, a cui è stata proposta l'occasione di vivere un'estate all'insegna di sport, socializzazione e divertimento. La duplice volontà era infatti di fornire un supporto alle esigenze delle famiglie nel periodo senza scuola e allo stesso tempo di offrire l'opportunità di dar seguito all'attività fisica e motoria facendo affidamento su disponibilità e professionalità di tecnici della società aretina. E con questo davvero tutto per il nostro telegiornale. Io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi auguro una piacevole serata. Arrivederci.